Buongiorno a tutti ragazzi, sono Luigi Onaraku ed eccoci finalmente all'inizio di Dragon Ball Xenoverse 2. Speravo che il PG che avevo nella beta rimanesse anche dopo. Appena tornato da Lucca, registro già qualche episodio. Vediamo un pochino, noi avevamo fatto un clan di Freezer. Avevamo creato un PG del clan di Freezer. Direi che continueremo sotto quell'aspetto, l'avevo creato, ricreiamocelo. Lo voglio piccolino sto giro. Allora, questo è figo, creare un pochino diverso da come era la volta scorsa. Creiamoci un nuovo PG. Allora, Lucca Comics interessante, comunque ho trovato, come vedete, Xenoverse anche a poco, con codice di Black, quindi volendo avremo Black, probabile. Dobbiamo tenere tipo 10. Sono curioso, tutti voi intanto saprete già cosa succede in Xenoverse, dato che comunque lo porto abbastanza in ritardo rispetto ad altri. Vediamo un pochino più di colore scuro, studiamo la posizione. Questo mi piace. L'azzurro ci va sempre, cioè. Sì, perfetto. Rosso più scuro. Ah, ok, questa parte del corpo, allora. Allora, vediamo un pochino come chiamarci. Allora. Vabbè, dai. Primo personaggio, come al solito chiamiamolo in modo che venga riconosciuto anche se per caso mi trovate online. Sono su Play 4, eh. Per chiunque se lo chieda, sono su Play 4. Ok, Narakoi creato. Solito clan di Freezer come prima. Mi piace combattere da vicino. Combatteremo quasi solo da vicino, più la Golden Form, ma la Golden Form penso sarà una cosa abbastanza divertente da usare. L'ho adorata nella beta, l'ho totalmente adorata. Ora sono curioso di vedere come cambierà il gameplay in tutto quanto. Il mio obiettivo in questa serie è portarvi tutta la serie, tutto quello che farò, almeno le prime run di quello che farò,
Quindi tutte le prime volte, le prime esperienze di questa serie saranno messe in un video, di cui cercherò di tenere la durata sotto controllo in qualche modo per non fare chissà quanto. Sono le 11:56, mi si è anche staccato il telefono. Tanto qua prova a connettersi al server, sperando non ci siano brutte sorprese. Ofelia è salita anche sulla sedia. Comunque dicevo, penso che saranno video da mezz'ora, 40 minuti, in base anche a quello che faremo. Non mi piacciono i video corti, lo sapete, non è disponibile, è disponibile solo gioco offline. Ottimo, iniziamo da Dio. Siamo portati da tanto all'inizio il gioco offline. Giocherò quasi tutto offline, siamo sinceri. Cosa farò online? Farò gli expert mission è buona. Ma vediamo un pochino le cutscene. Se non ce le bloccano le vediamo. Finché non bloccano possiamo vederle senza problemi. Questa non c'era Cioè, non mi ricordo ci fosse nella demo. No, sono quasi sicuro che non ci fosse. Bardock come al solito. Questo è uno dei giochi migliori, rovinato un pochino dalla seconda parte che boh, utilità vera. Qualcuno è piaciuto una delle sue attività, grazie Samuelino. Ah, avevo un ragazzo che mi aveva chiesto di essere salutato anche. Quindi approfitto, scusate per la voce, ma vado a Luca con un mal di gola terribile. 伝説のスーパーサイヤ人とやらが現れたりすると不愉快ですからね。復讐の続きを始めましょうか。 これで全てが変わる。 Bella, bella questa versione. Mi piace questa piccola modifica di questa scena. Mi piace davvero tanto. Bella, 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 bella. Ovvero che lui non vede più lo scontro tra Freezer e Goku su Namek, ma vede quello di Resurrection. Comunque intendo salutare Andrea Vasile, che mi ha chiesto di salutarlo. Dritto da Heroes. E chissà che non mosse anche quell'altra cosa collegata da Heroes. Ok, questo è un open indecente che è normale non potessero far vedere nella demo. Iniziamo direttamente qua. Curioso. Priscilla beve, come sapete il sommo. Sei un potente genio. わが軍も着々と数を実力者というのはやはり私に
Mi chiedo se questa scena cambia in base a quale razza hai o parte sempre qua, penso cambi. Sarebbe la cosa più sensata che cambiasse, benché non ne sono sicuro, ma al 90% cambia secondo me. 状況把握。ちょっと待て。例の頂上用任務、お前に決まったぞい。さっさと戻ってこい。ええ。 Ok, vado a partecipare a quella di Radish. Tanto mi dà tanto. Ok. Avremo da parlare. Tolto questo primo episodio, che sarà di nuovo divisione. Intanto tutti i primi episodi. Cercherò di far passare tutto quello che abbiamo visto nella demo, compreso anche quello che non si è visto a causa mio errore, che non capiterà più, almeno spero. So come funziona, se premessi il tasto share manderei a quel paese quasi tutto il video, quindi cercherò di non premerlo. Riguardo la mia faccia è un pochino più problematico perché il computer non so se mi permette di fare gameplay con anche il mio viso, dato che dovrei restare dal computer, restare dalla play, unire i due file, fare così. Sembra tanto Janemba ora che lo noto, eh. L'unica cosa che farò, che probabilmente non è da me fare, è non saltare le varie animazioni in comp, le varie scenette in comp. Io le salto sempre in questo genere di giochi. Allora, andiamo un attimo avanti più velocemente possibile perché preferisco non posizionarmi troppo se è possibile nei gameplay vecchi, ostantio. Proprio ho portato tutte le esperienze, quindi sarà un pochino un problema. Quanto durerà questo gioco? So che non dura tantissimo la modalità storia, sarà la prima che affronteremo. Solita bambagia, ok. Andiamo di velocizzare, andare subito a fare le missioni in modo che il video non duri eccessivamente. Qua il PC decide che oggi non si deve più caricare, vero? Dannato, quando vuoi impegnarti a creare problemi. Ecco fatto. Si approfitta dei momenti di caricamento per far ciò. Intanto nel Global sta per uscire Veget su Dokkan, quindi ho anche WhatsApp attivo qua sul PC a aspettare. Spero che si sia memorizzata l'audio non troppo elevato, lo controllo immediatamente. Prima di tutto voglio controllare le opzioni. Ok, dovrebbe sentirsi alla perfezione la mia voce e tutto il resto. Poi dovremmo avere l'equip per aver partecipato. Infatti, come sempre. Bruttissimo. Non brutto, bruttissimo. Per piacere no. Per piacere no. Abbi pietà. Oltre quello. Un attimo fuori, un pochino. No? Ok. Benedetto qui. Io!
Neanche il più possibile. Ora di affrontare abbastanza più. Konnichiwa. Ah, naturalmente se chiedete perché in giapponese l'ho messo, perché l'ho messo in giapponese, mi pare. In realtà una risposta abbastanza scontata. Non metterei mai un gioco di origine giapponese in inglese, salvo rarissimi casi. La lingua da sentire Dragon Ball è il giapponese. Oh, Dio santissimo. Le parti iniziali di questi giochi sono sempre pesanti. Team Training finirà, ragazzi. Dovete darmi attenzione perché è un periodo abbastanza incasinato. Ma lo farò finire. Non siamo molto lontani dalla fine. Devo farmi dell'allenamento io personale. Sì, per il PG, poi dovrò farmi. Come cavolo si chiama? Devo farmi la Lega. E poi ci sarà il post game che so che esiste. Nadia. Finire il Pokédex. Una volta finito il Pokédex, siamo a posto. Allora, ok. Questa parte l'abbiamo tutti già vista. Quindi vediamo di. Vabbè, forse alcuni di voi non l'hanno visto, quindi c'è qualcuno andato un po' veloce, però. Tutte le sfide. Ci che andare veloce, vorrei fare almeno le prime missioni, non dico chissà quanto, ma almeno le prime missioni le vorrei fare. Ho visto che non era sbagliato come io giocavo il Freezer, quindi penso che andremo avanti. Vabbè, questo è il tutorial per Nabi proprio. Vai. Ah, poi. Sei ben una persona d'arte. Dai, 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 dai. Ok, dammi la missione. そのまま。
Ok. Ottimo. Questo tipo non sapevo. Ottimo, ottimo, ottimo. Ancora. Ok, la presa, la classica presa, ok. Oddio, in realtà c'è poco da dire su questo episodio. È molto molto puro gameplay, sperando di iniziare con le prime missioni e iniziare decentemente. Nella beta tutto questo non c'è, senza tutte quelle prime missioni carine, però qua comunque sono cose che magari se qualcuno segue solo da me, cosa abbastanza dura che qualcuno segua unicamente da me. Vabbè, anch'io se li metto in guardia però... Napo. Ah, è venuto lo spirito. Capito, capito, carina, 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 carina. Finito? Parrebbe di no. Lunghetta come missione iniziale, se devo essere sincero. Me lo aspettavo un pochino più ginfone, per uguale. Ok, aspettiamo questo qua, lo faccio così. Tempesta gigante senza ombra di dubbio. Questa qua piacerà a alcuni miei amici che lo utilizzano molto. Tendo a preferire roba forse più mainstream. Non so se la Supernova è davvero tanto mainstream come sembra che sia. Non ho giocato quasi nel competitivo di Xenoverse 2, quindi non ne ho la certezza. Ok, abbiamo finito, così finalmente riesco a dare contenuto. Sì. Oh, ottimo, 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 ottimo. Come, aspetta. Ok, un buon amico. Cos'è? Cos'è quel robot? Lo usa per forza, altrimenti non l'avrei mai usato. Ciao Gonzo.
Aspetta, produzione immagine, cioè. Tasca per tutto quello che si deve fare. Finiamo Giorgio. Ottimo, finita finalmente. E possiamo iniziare finalmente la prima pattuglia temporale. Perfetto, 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 perfetto. Un pochino lunghetta come missione tutorial, però sa da fa. Non so dire se arriveremo a, che ne so, platinare il gioco. Non so dirlo. Certo, se riuscissi a portarvi un gioco da zero fino al platino, sarei più che soddisfatto, se devo essere sincero. Bisogna vedere se sono in grado di platinarlo. Non è detto perché gli obiettivi PvP, quei dannatissimi obiettivi PvP. Io detesto gli obiettivi PvP. Cioè li detesto in una maniera inverosimile. Io odio gli obiettivi PvP nei giochi. In quanto non è possibile farli offline, ed è abbastanza pesante non fare cose offline. Ofelia è di una felicità abnorme, ha appena fatto un salto che ha coperto la TV. Ok, ora siamo a Radish. Solita scena, piccolo sta lanciando il magasappo, dopo che viene bloccato Radish, Radish riceve energia, quindi si libera da tutto. E quindi è un casino perché Radish è più morto e mo si fanno i tavoli. Ok. Vabbè, la figuraccia se non la si fa all'inizio non la si potrà mai più fare. Quindi cerchiamo di risolvere quanto meno il possibile. Ofelia, non mangiare lo squalo, per piacere. Ok, siamo ancora perfettamente all'interno dei tempi del video. Direi finiamo questo e faremo l'episodio 0. Questo sarà senza ombra di dubbio l'episodio 0. Barra questo lo dico dopo. Finché non sono di nuovo operativo, questo sarà l'episodio 0 e poi si va avanti. Registrerò molti episodi di fila. Ciao Radish, non ti ricordavo così scarso però, eh. Mi ha beccato uno. Poverello. Cioè poverello, è passato un minuto da quando ho visto, quando è iniziato, neanche. Vabbè, non che ci vuoi chissà quanto in realtà tararlo, eh. È sempre raro. Però dai, carino, carino, vabbè. Solita cosa di Ciclocrata. Non voglio avere il braccio, ma penso non si possono fare queste modifiche nell'engine di gioco. Dai, più di uno abbastanza sottotono, però voglio mostrare tutta l'esperienza. Quindi vediamo. Fine Team Training, essendo comunque un gioco che voglio giocare, voglio tanto giocare.
dovrò fare in modo di chiedervi qualche cosa di cui Siamo parlare. migliori. Anche se Fire Team Training non sarà proprio facile parlare in preciso, quindi meglio toccare argomenti proprio riguardanti il gioco in questa serie. Penso che registrerò Un due o tre tutto. episodi a botta di Oizo. gioco. Poi andrò avanti, magari finirò per registrare tutta la serie molto velocemente, almeno la modalità storia. Quindi le battaglie della storia principale, quelle sono quasi sicuro usciranno abbastanza in fretta. La mia idea era creare diverse serie, la serie base Dragon Ball Xenoverse 2 storie, quindi questa, poi creare Xenoverse 2 Parallel, in cui affronteremo unicamente le missioni parallele, cioè il farming e tutto quanto, le guide e gli approfondimenti dei PG, anche se quelli me li voglio studiare bene. Vediamo un pochino com'esce. Ovviamente non tutta l'esperienza di gioco sarà filmata, eh. Perché potrà capitare che io dovrò fare una parallela 50 volte. Non sto a montare 50 volte la parallela. Tutto il gioco fuori. Il gioco fuori verrà riassunto in chiave video. Ok. Vediamo giusto cosa si sblocca adesso. Dove sbloccarsi la sacca di Saiyan, che finalmente riesco a far vedere. Anche se Golden non ce l'ho. Casini dei conigli, solo loro sono in grado di farli. Golden non ce l'ho e ne sono sicuro. Golden l'avevo nella demo perché vogliamo mostrare nuove trasformazioni. Qua dovrò aspettare per Golden, penso post Golden Freezer, almeno quella è l'idea. Quindi dovrò giocare leggermente diverso, potrebbe essere più un problema andare contro le scimmie e tutto. Ma non me la sento di dire che, non, che sarà problematico. Non me la sento, non sento la difficoltà. Almeno per ora, ci saranno momenti difficili, ci sono anche in Xenoverse 1 missioni molto dure, come ho detto nella demo, quella con tutte le forme di Goku e Vegeta che finì con Gogeta era pesante. Ecco, ora mi posso prendere senza problemi i dati del primo Xenoverse. Allora, trofeo guadagnato, va bene. Qua dobbiamo pensare più che altro a quali sono gli attacchi speciali che vogliamo. Qua io mi riesco a prendere Supernova. Qua io riesco a prendermi Supernova. Che grosso, se questi qua erano un po' con nulla. La scelta qua è un po' di perché con lei riuscirei a prendere la Kamehameha Big Bang. Il Kiesan che non è male, la carica massima, sfera evanescente, Kamehameha perfetta, cioè roba grossa. Però avrei quali parti deboli? Gli equipaggiamenti. Gli equipaggiamenti sarebbero molto scarsi. Se prendo Yukiser, ho degli attacchi supremi inferiori, anche se la supernova è sempre grossa, ma avrei equipaggiamenti grossi. Ora, abbiamo provato con Yukiser, quindi con questi, quindi io a sto giro metterò come eroe, anche per questa è la partita principale, l'eroe principale che ho avuto nella prima nel primo gioco. Avremo abilità buone, carica massima, Kamehameha Big Bang, sfera evanescente e soprattutto la super sfera evanescente che io amo. Speriamo sia stata una scelta giusta. Ma è una scelta anche semplicemente di come cavolo si diceva? DPG, ovvero. Ok. Ovvero quello DPG con cui ho finito. Eccolo qua. E lo voglio come eroe. 203 medaglie e 40.000. Potrò vedere il robo delle medaglie a cosa serve anche. Vabbè, dai. Facciamo durare un pochino di più sto video. Dovevo finire in mezzo. Facciamo più durare fino ai 40. Vediamo un pochino di cose intorno.
Vai fissi. Balla con la musichetta. E anche dimagrito Ophelia, perché che per quelli a cui interessa per quel qua dei coniglietti. Tra l'altro oggi la Luca l'abbiamo ripresa anche dimagrita. Incazzata, primo la pre. Qua avremo molto da vedere. Allora, personalizza. Postazione veicolo. Abbiamo il veicolo del DLC. Usiamo il veicolo del DLC. In un razzo monoposto. Negozio mix, negozio costume. Se andiamo a prendere negozio magari. Questo non interessa, no, scusa. Questo non interessa. Da venerdì a domenica solo. Peccato. Anch'io. Prima vediamo un attimino se niente, l'equipe può essere anche solo minimamente utile. Buongiorno. Quella di Mewtwo del vigore non mi piace, però almeno no, a te proprio hai visto un bel figlio. Per ore da provare. Vediamo se abbiamo qualche risposta. Devo ricordare sempre che col certo. Allora, superiore. Compriamo questo. Attacchi base aumentati. Però abbiamo avuto cosa che ho sbagliato però... vabbè tanto voglio vorrò comprare tutti gli oggetti piedi era questo da comprare vabbè cambio set abilità anche carica massima qua come al solito lo portiamo qua assieme e anche se abbiamo il vigore leggermente unito da almeno per adesso gli abiti di Veget. Andiamo avanti anche perché non terremo sempre gli abiti di Vegeta naturalmente. Allora, evento insegnante. Abbiamo tanti eventi insegnante che mi interessa andare a visitare la parte che era bloccata nella beta. Ovvero qua. Oddio. Devo imparare a gestire meglio la velocità di sto robo. Non so volare, mi credo che sarà abbastanza inutile da qua. Vedete se prende via. Potrei voglio farmi questo giretto, che magari in realtà i giri li potrò fare anche offline, eh. Tensile. Sarebbe tensile qua come.
Allora abbiamo evento missione, là alla scuola, eventi storie e tre insegnanti. Ok, buona scoperta ragazzi. Adesso mi sceglierò un insegnante dopo aver visto tutti e poi nel prossimo episodio andremo avanti con la storia. Non voglio ancora iniziare le parallele, sarà una serie a parte, dividerò le due cose. E che posso dirvi? Pochi contenuti in questo primo episodio, ma miglioreremo. Grazie per aver seguito, ci vediamo al prossimo video. Scusate ancora per il mal di gola, per i primi episodi, temo sarà così. Alla prossima!